Eccoci, siamo in diretta. Buongiorno a tutti per un nuovo appuntamento di Vanity Fair Quarantine Stories. Un appuntamento in cui cerchiamo di farci compagnia in questi stranissimi giorni. E oggi abbiamo come ospite, ma ancora non lo vedo, Davide Di Leo in arte busta, colonna portante dei Subsonica. Ciao, eccoci qui. Hai detto una Come va? bugia, ero collegato, puntualissimo. Sai che i sabaudi sono sempre puntuali. Ho visto. Bene. Allora, intanto salutiamo anche i lettori. Se volete mandare delle domande per Davide, le leggo. Raccontaci un po'. Come sta andando questa quarantena? Dove sei? Sono a casa ed è un momento veramente surreale che penso, insomma, nessuno di noi avrebbe mai pensato di poter vivere. E quindi faccio i conti con questo nuovo libro di fantascienza che si è trasformato in realtà. È una sensazione, devo dire, un po' strana, eh? Un po' strana. Quindi pensi un pochino a tutto, bilanci tutto quanto, sei al sicuro, sei a casa, sei, tra virgolette, privato di un po' di libertà, pensi che le privazioni potrebbero essere altre, ma già queste ti sembrano ogni tanto tantissime, ti sembra un tempo infinito e sono passati pochissimi giorni, pensi veramente a tantissime cose. È un po' un turbinio di emozioni, ma come credo e penso tutti quanti. Ma tu sei con le tue figlie, sei da solo? Com'è la Sono con le mie situazione? figlie, gestisco la comune di Leo. Esatto. E hanno quanti anni? Ecco, 11 e 12. quindi come si gestiscono due, tre adolescenti che non possono uscire di casa? Diciamo con una tirannia illuminata, ecco, tornando agli antichi romani, anzi ancora andando nell'antica Grecia, con una tirannia illuminata, quindi la mattina si studia, a pranzo si pranza, al pomeriggio ci si può rilassare. Forse serve una piccola routine, quindi che appunto se il tempo deve essere scandito, perché alla fine se no diventiamo come gli speleologi quando fanno quegli esperimenti che durano dei mesi nelle grotte, per cui mangi quando hai fame, dormi quando hai voglia, e così diventa complicato perché perdi veramente la percezione del tempo. Si studia al mattino, mangiamo, pomeriggio ci si rilassa, si gioca, si guarda un film. Si cena, che è sempre un momento di confronto, devo dire che è la parte della giornata che mi piace di più, e poi si va a letto per leggere, dopo la lettura si spegne. Boh, perfetto. E come l'hanno preso finora loro? Finora va benissimo, finora va benissimo, e quando non Bravo. andrà benissimo, come dire, cercheremo di fare qualcosa per il nostro piccolo popolo, chiuso all'interno della casa. Sì. Però ti piace questo ruolo di tirannello innato, cioè, non mi sembra che ti dispiace. Diciamo che è un ruolo difficile perché è un ruolo che comunque ha bisogno di responsabilità, che si prende un fardello di responsabilità sulle spalle, ma qualcuno deve farlo ed eccomi qua, sono a disposizione. Quindi cucini tu? Dici una ricetta. Guarda, la ricetta, no, allora, potrei mentire felicemente e dirti che sono un grande cuoco. Cerco di fare quello che posso, poi adesso effettivamente internet in quello ha aiutato tantissimo. Quindi qualunque cosa tu non sappia puoi andarla a cucinare. Per la prima volta ho veramente il frigo pieno e improvvisiamo, improvvisiamo. Lì, ecco, lì sono abbastanza democratico, li chiedo, non impongo. Però io ricordo anni fa partecipai a un programma di cucina meraviglioso. Lo sai che per definizione i musicisti stanno tanto in giro e difficilmente sono a casa col frigo pieno. C'era questo programma che si chiamava, credo, aspetta, Stelle Padelle, dove i musicisti o gli artisti alla fine di un tour tornavano a casa e dovevano cucinare quello che c'era nel loro frigo. E la cosa incredibile che mi aveva sempre stupito era il fatto che tutti tornavano a casa da tour che duravano anni. E trovavano dentro il frigo orate fresche, delle verdure meravigliose e cucinavano con una dovizia e con una bravura incredibile. E io, in un eccesso di umiltà e di zelo, invece, nel mio frigo, mi ricordo quella puntata, insegnai a cucinare i quattro salti in padella, perché Ah, oggettivamente ecco.
è quello che tanti di noi si ritrovano nel frigo, ed è molto più calzante rispetto alla realtà. Quindi invece con la musica come fai? Tu puoi suonare tutto il giorno? Io posso suonare tutto il giorno? Allora, non ho capito quello, perché in realtà avendo uno studio in cui potrei andare, perché essendo il mio studio e dovendo fare solo il tragitto in macchina, tecnicamente potrei. Per adesso no, ligio al dovere, sto a casa, ho una situazione che mi consente di suonare il pianoforte o le chitarre o un computer portatile con cui fare tutte le mie cosine, e quindi suono. Il problema è che cosa suonare? Perché insomma, penso che il dovere del musicista sia quello del racconto. Questo è un momento difficile da raccontare, poi è anche vero, è un momento in cui si sta strabordando con le parole. Non lo dico per noi, però è un dato di fatto. Motivo per cui sto cercando, insomma, delle formule di racconto che passino attraverso la musica, e che la musica senza le parole possa lasciare spazio invece al pensiero di ognuno. Quindi, ne so, adesso ieri mi sono fatto, ho fatto questi 3 quadri da 15 secondi, ho fatto un po' di musica per Instagram, quindi ho fatto un piccolo disco con 9 pezzi da un minuto che vanno su Instagram, ho fatto 3 stories con 3 personaggi, 3 icone come Warhol interpretato da Bowie, Marilyn e The Joker, che mi faceva simpatia, e gli ho fatto una piccola colonna sonora di 15 secondi, quindi mi faccio delle micro challenge, come si dice adesso, quindi mi sto con me stesso, e ogni giorno mi sfido a fare qualcosa di un pochino diverso e compongo, intanto così, e studio, è quello sempre importante. Con gli altri Subsonica, suonate in streaming, fate le video chat. No, non suoniamo in streaming, eravamo pronti per partire per il tour che naturalmente viene posticipato, e quindi avevamo già suonato ampiamente dal vivo. Ci sentiamo, abbiamo le nostre chat come tutti quanti. La chat dei Subsonica è pari, o meglio, la chat per un gruppo è pari una persona che ha la chat del calcetto e ho quella della scuola, quindi è piena di, diciamo che l'80% sono meme e video che rasentano l'incredibile, e il resto all'interno alcune comunicazioni da setacciare che potrebbero anche essere importanti. Ti piacerebbe entrare nella chat di Subsonica? Senti, dacci qualche consiglio, no, di cosa da ascoltare. Non potresti perdere la stima, ma non un disco da ascoltare, dai. Un disco da ascoltare. Oltre a quelli di Sonica, ovviamente. Guarda, facciamo così. Cosa stai ascoltando? Adesso sto ascoltando, non vorrei fare, come dire, passare per il puzzone, però sto ascoltando tanta musica classica, perché è una delle riscoperte piacevoli. Ho anche riscoperto la voglia di studiarla. Posso dire che è difficilissimo, perché queste stanno diventando sempre peggio e suonare diventa veramente complicato, però è una bella sfida. Quindi, amando molto il minimalismo dei primi del Novecento, adesso la dico un po' difficile, ma la finisco brevissimo e poi passo subito alla parte pop, che è la seguente. Sto amando questo compositore che si chiama Frédéric Mompou, che è delicatissimo e molto, molto puntuale rispetto al periodo che stiamo vivendo adesso. Era un pianista, compositore meraviglioso. Ma, detto questo, guarda, prendiamo adesso, guarda, per esempio. Mi vedi? Sì, sono qua. Sì. Allora, lui per me è un classicone. Aspetta che sto facendo un bigliettino. Track. Ecco, lo vedete? Barbacarac. Ah, wow! Questo uomo ha scritto tutte le canzoni più belle che voi possiate immaginare. E la musica pop praticamente è stato il dominus della musica pop del secolo scorso, insieme ai 4 di Liverpool. Abbiamo un grande classico. Guarda, ecco qua. Questo è uno dei miei dischi preferiti. Il mio anno di nascita, Jethro Tull, Aqualung. Disco meraviglioso, ma abbiamo anche delle cose piuttosto opinabili, tipo questo che non riesco a smettere di ascoltare ancora adesso dopo tanti anni. Cos'è? Non leggo. Ma perché ti mette gli occhi che non vedi? Fammi capire, You Want. Okay. Everything She Wants, che era forse il secondo disco che ho comprato nella mia vita e che rimane ancora molto attuale per me. Poi abbiamo... È una playlist postmoderna, da Baccarat a Ewell. Ma no, possiamo fare ancora di meglio, guarda.
Ti regalo questo trittico. Vai. Allora, uno, due e tre. No. Allora, partiamo da qua. C'hai? Ok. Marzo. Hai ballato su questa roba? Yeah. Qualcuno avrà ballato, sì. Ditemi che qualcuno ha ballato. Okay. Uno dei primi pezzi dance veramente popolari nel mondo. Poi abbiamo un De André, in cui ascoltiamo ancora rigorosamente il vinile. E poi un classicone. Ah, quanto mi piace questo disco. Opla. Motley Crue, Theater of Pain. Assolutamente meraviglioso. Perché quando avevo i capelli ero anche metallaro. Ero molto più piccolo. Veramente? Eh? No, ero metallaro. Sì, ero metallaro. Ero metallaro. Sì. Senti, ma quindi tu ascolti dischi in vinile? Sì, guarda, c'ho qua il giratore. Eccolo lì. Ciao. No. Allora, ascolto. Come mai? Ascolto le piattaforme. Sente meglio? No, bisogna dire la verità. Comunque è un dato di fatto che non si senta meglio. È un suono diverso. È un pochino più, effettivamente, quando uno dice il vinile più caldo, ha una serie di imperfezioni che lo rendono un po' più particolare. Naturalmente la musica a livello uditivo si ascolta meglio con la qualità di adesso. Ascolto tanto streaming perché comunque è comodo, però mettere sul vinile, mettere su un disco è sempre un gesto che ha una sua poetica, ma soprattutto è qualcosa che fai, è un atto. A differenza del telefonino che hai in mano, per cui puoi fare una telefonata, mandare un messaggio, leggere una mail, guardarti una cosa sui social o ascoltare la musica, per ascoltare un disco devi metterlo su. Quindi devi alzarti, devi sceglierlo, devi mettere giù la puntina. No. È un pochino come quando vai, è come la differenza tra ascoltare la musica a vanvera e andare a un concerto. Quindi un concerto devi prendere il biglietto, devi scegliere di andarci, chiamare i tuoi amici, prendere la macchina, andare al concerto, parcheggiare, insomma devi fare delle azioni, quindi è una scelta di volontà che a me piace molto. E se il posso... vinile Dimmi. Scusa, stavo leggendo, vai. No, stavo leggendo dei messaggi. Un mio sogno è di cantare con i mitici Subsonica una canzone. Guarda Fabio, anche è uno dei miei sogni cantare con i Subsonica, ma non mi fanno mai cantare che il cantante ce l'abbiamo già. Poi se avete delle domande scrivetele comunque. Sì, scusa, ti ho interrotto e non mi ricordo. Ah sì, che adesso abbiamo tanto tempo, quindi in tanto tempo ti puoi permettere anche dei gesti che sembrano così arcaici come quello di mettere sul disco. Però è molto bello. E se vuoi adesso ti posso fare anche il pippone sul mio concetto di musica. Vuoi sentire il pippone? Sul tuo, scusa? Sul mio concetto di musica. Vai, sentiamo. La musica vai col pippone. È come l'alimentazione. Ok? Quindi ci dicono che dobbiamo mangiare molto bene, ma soprattutto avere una dieta varia. Perché se mangiassimo sempre qualcosa, non va bene, no? Ci ricordiamo tutto il documentario di Murra, quello su McDonald's, il fegato che ti veniva, il faccione gonfio. Stessa cosa per la musica. Quindi la musica è sì intrattenimento, quindi sì al pop, ci piace tantissimo, ma non è solo quello. Quindi più musica ascoltiamo, siccome la musica è peraltro la colonna sonora della nostra vita, dovremmo averne a volte molto più rispetto. Quindi non deve essere solamente un intrattenimento, come diceva qualcuno, che a me non importa la radio chi canta canta. No, non è vero. È anche bello scegliersi una colonna sonora. Anche perché suppongo, se qualcuno di voi è sposato o si è sposato, credo che abbia scelto una playlist o ha in mente la canzone che vorrebbe al suo matrimonio e in altri momenti importanti. E penso purtroppo che difficilmente potrebbe essere, lo dico forse con un pelo di polemica, ma è assolutamente garbata, come tutti i piemontesini. Non ci sono tantissime canzoni, o meglio, adesso, come dire, si è un po' perso questo valore della musica. Vedi come la sto prendendo proprio da lontano. No, vabbè, ma sei bravissimo. No, credo che veramente, adesso io non lo so, vorrei fare questo esperimento. Se voi siete a casa, amici, provate a prendere, per esempio, che ne so, la classifica dei 10 dischi più venduti e ditemi che al vostro matrimonio, al momento dello scambio delle fedi, suonereste una di quelle canzoni. Ad esempio, io non so neanche cosa c'è in classifica, eh?
quindi magari mi sto facendo un autogol pazzesco. Però penso che la musica abbia veramente un valore importante, perché è l'unica forma d'arte con cui comunichiamo sempre, tant'è, e lo vediamo anche in questo momento assolutamente assurdo, che la musica sta diventando, sta ritornando a essere quello che, per cui è nata, quindi un linguaggio di comunicazione, di espressione. Allora tanto vale ricordarcela anche quando non siamo proprio solo in emergenza. Senti, quindi se la musica è come l'alimentazione, i grassi, quelli cattivi, chi sono? Dai, sto allora, scherzando. Grassi cattivi, no, aspetta, i grassi cattivi non ci sono, perché voglio dire, io sono sempre stato, guarda, io uno dei pezzi che ho amato di più quando ero più un pochino più piccolo, per esempio, è quando era uscita Britney Spears, no? Primo pezzo cos'era? Qual è? Uomo, ah, no, pensavo Toxic, no. No, e Toxic era già Toxic, un pezzo pazzesco. Toxic è bellissima, infatti. Toxic è meraviglioso. Ma era One More Time, era il primo. No, One More Time, sì. One More Time. Baby One More Time. Quello è un pezzone, è un pezzonissimo. E poi voglio dire, vabbè, io ho dato il primo bacio con gli UM, con Last Christmas, che non è proprio un gran pezzone. Però è pezzo del mio cuore. Però quello potrei considerarlo, sì, proprio il grasso alla pancetta, quella che hai quando fai la carbonara, sì. Allora, ti chiedono, la canzone dei Subtonica a cui sei più legato, qual è? Sai che non l'ho mai capito? Perché cambio, perché vado a periodi, quindi sto pensando a quelle che mi piace di più suonare in questo momento. A sorpresa c'è un pezzo vecchio di qualche album fa che si chiamava Albe Meccaniche, che in realtà non l'ho tanto mai sopportato, però ho scoperto, facendo le prove di questo tour, suonandolo, che invece è molto figo, mi piace un casino. Adesso, avendo rifatto un microchip temporale, forse è servito anche a noi del gruppo, risentire pezzi di 20 anni fa, magari suonati, risuonati, quindi risuonarli, reinterpretarli, prendere una chiave nuova, vivere di nuova vita, quindi abbiamo la fortuna di avere nuove preferenze. E questo è molto. Un altro chiede invece qual è il tuo gruppo preferito? Il mio gruppo preferito, la prima cosa che mi è venuta in mente sono gli AC/DC. Scusa, non ho sentito. Gli AC/DC. Ah, gli AC/DC, ok. Credo. E un altro chiede invece una piccola playlist dei Subsonica, vabbè. Albe Meccaniche l'abbiamo già detta. E... una piccola playlist, guarda, ma posso dire, su Spotify, credo, proprio recentissimamente, abbiamo pubblicato una piccola playlist con non le rarities né le b-side, però i pezzi che tendenzialmente si ascoltano meno, forse perché li suoniamo meno dal vivo. Ed è venuta, se avete voglia andarla a vedere e a sentire, sono venute fuori dei pezzi interessanti, è venuto fuori un bel pezzo di musica che non esce solitamente, non è uscito nella radio, non esce magari ai concerti perché hai altre scelte, d'altronde avendo, credo, 8 dischi abbiamo fatto, sì, perché l'ultimo si chiama 8 dischi, quindi avendo un centinaio di pezzi diventa difficile poi cominciare a decidere quali. Questi pezzi qui sono pezzi che abbiamo lasciato un po' indietro nella vita di tutti i giorni, ma che abbiamo scoperto, risentiti tutti insieme, essere belli. Quindi quelle secondo me sono delle... Se qualcuno vuole sentire qualcosa di Subsonica che non sia legato alle cose un pochino più famigerate, non famose... Su Spotify, hai detto? Su Spotify, sì. Come ti chiama la playlist? Talismano Subsonico, credo. Ah, ok. Sì. C'è qualcun altro che chiede insistentemente se ti piacciono i Massive Attack. Mi piacciono i Massive Attack. Guarda, tra l'altro qua, adesso, sì, guarda, mi piacciono talmente tanto che sono convinto, questo cofanetto, una volta c'erano anche i cofanetti di CD, questo era fighissimo perché uscì questo cofanetto con tutti i singoli dei Massive Attack. Ah, che bello. Sì, la risposta è sì, mi piacevano molto, cioè mi piacciono ancora molto. C'erano tutte le cose che avevano fatto, tutti i singoli, ed è meraviglioso. Ciao. Sono molto affezionato. Ah, guarda, singoli 90-98. Bello. Sì, molto bello. Molto bello. E cosa stai leggendo adesso? Adesso sto leggendo questa meravigliosa saga di
James Clavell, che si chiama Shogun, che è una, è una meravigliosa epopea nel Giappone del 1600, ed è un libro di avventura incredibile, di qualche anno fa ormai, penso di un paio di decadi fa, ed è strepitoso, veramente eccezionale. E alterno, leggo un romanzo e qualcosa di saggistica che mi piace molto. Sto leggendo questo libro che avevo già letto e sto riprendendo in questo momento un po' complicato, che è uscito per una casa editrice torinese che si chiama Codice, che amo moltissimo, che si chiama Pensare con l'errore. Ed è un piccolo piccolo saggio che ho portato di qua, che è questo qua. Lo vedete? Sì. Ed è un piccolo saggio che racconta quanto sia importante l'incertezza nel processo decisionale e di crescita di tutti quanti. Quindi questo è un momento per definizione difficile, un momento in cui, non avendolo vissuto, lo vediamo, ci sono dei momenti in cui diventa complicato accettare le scelte, ma soprattutto farle anche per chi governa. Questo libro è un piccolo saggio sull'incertezza e quanto in realtà l'incertezza, come le domande, siano il motore della crescita della civiltà e dell'uomo, quindi sia come singolo, come individuo, che come società civile. Quindi più sbagliamo, adesso non dico che più sbagliamo meglio facciamo, però l'errore è fondamentale e è impossibile che venga escluso dalla nostra vita. Per questo, quando le persone, come dicono, sono certe che sia in un modo, bisogna sempre dubitare. Poi mi sono riletto un po' Ekman, ma serve pochissimo adesso. Ekman è quello studioso che ha decodificato la maggior parte, o meglio, ha divulgato la decodificazione del linguaggio corporeo. Quindi se tu guardi a destra o a sinistra, stai dicendo la verità, la menzogna, a seconda di dove punta il tuo piede, a seconda se incroci le braccia, le gambe, tutte le espressioni. E quello è sempre molto affascinante. Quindi quando ritornerò nel mondo, guarderò tutti con un occhio estremamente diverso. Sì. Va bene. Senti, io ti ringrazio e grazie a voi per averci fatto compagnia. Grazie. Ciao, ci bacio, buon pomeriggio. Buona quarantena. Ciao. Ciao. Allora, salutiamo Davide e alle 6 invece ci sarà Cesare Cremonini intervistato da Malcolm Pagani, per cui ci vediamo dopo. Ciao, grazie.